dal trattato Apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Nel Santissimo Sacramento Gesù dà ascolto a tutti per far grazie a tutti. Sant'Agostino afferma che il Signore ha più desiderio di elargire le sue grazie a noi di quanto noi ne abbiamo di riceverle. Il motivo? Dio è bontà infinita e la bontà è per natura diffusiva, cosicché desidera comunicare i propri beni a tutti. E Dio si lamenta quando le anime non vengono a chiedergli le grazie. Sono forse divenuto un deserto per Israele o una terra di tenebre densissime? Perché il mio popolo dice: non faremo più ritorno a te? Libro di Geremia, capitolo 2, versetto 31. Perché, vi chiede il Signore, non volete più venire a me? Quando mi avete domandato delle grazie, mi avete forse trovato come una terra sterile o lenta a produrre? San Giovanni Evangelista vide il Signore con il petto pieno di latte, cioè di misericordia, e cinto da una fascia d'oro, cioè rivestito di amore, attraverso il quale egli desidera dispensare a noi le sue grazie. Lo vidi cinto al petto con una fascia d'oro. Apocalisse capitolo 1, versetto 13. Gesù è sempre pronto a beneficarci, ma il discepolo prediletto afferma che elargisce le grazie con più abbondanza, specialmente nel Santissimo Sacramento. E il beato Enrico Susone ribadiva che in questo sacramento Gesù esaudisce più volentieri le nostre preghiere. Come una madre con il petto gonfio di latte si mette a cercare bambini che vengano a succhiare allo scopo di alleggerirsi di quel peso, così fa esattamente il Signore. Attraverso il sacramento d'amore ci chiama tutti e dice: così succhierete al suo petto. Come una madre consola il figlio, così io vi consolerò. Libro di Isaia, capitolo 66, versetti dall'11 al 13. Il padre Baldassarre Alvarez vide appunto Gesù nel Santissimo Sacramento con le mani piene di grazie, pronto a donarle agli uomini, ma non trovava chi le volesse. Beata quell'anima che sta ai piedi dell'altare a domandare grazie a Gesù. La contessa di Feria, divenuta monaca dell'ordine di Santa Chiara, si metteva davanti al Santissimo Sacramento ogni volta che poteva e lì riceveva continuamente tesori di grazie. Un giorno le fu chiesto che cosa facesse tante ore davanti all'adorabile Nostro Signore. Rispose: io ci starei tutta l'eternità. Che cosa si fa di fronte al Santissimo Sacramento e che cosa non si fa? Che fa un povero davanti a un ricco o un malato davanti ad un medico? Che cosa fa? Si ringrazia, si ama, si domanda. E quanto sono preziose le sue ultime parole per intrattenersi non senza frutti dinanzi al Santissimo Sacramento. Gesù si lamentò con la serva di Dio, Suor Margherita Maria Lacocque, ricordata più sopra, per l'ingratitudine che gli uomini usano verso di lui in questo sacramento d'amore. Per farle capire l'amorevole presenza che egli attua nel sacramento, le fece vedere allora il suo cuore circondato dalle spine, sormontato da una croce e su un trono di fiamme. Poi le disse: ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e non si è risparmiato nulla, è giunto a consumarsi per dimostrare loro il suo amore. Ma per riconoscenza io non ricevo che ingratitudini dalla maggior parte di loro, per l'irriverenza e il disprezzo con cui mi trattano in questo sacramento d'amore. E ciò che mi fa soffrire di più è che sono cuori a me consacrati. Gli uomini non vogliono restare con Gesù sacramentato perché non lo amano. A loro piace trascorrere ore intere a chiacchierare con un amico, ma poi si annoiano a intrattenersi una mezz'ora con Cristo Gesù. Qualcuno potrà obiettare: ma perché Gesù non mi concede il suo amore? E io rispondo: se tu non cacci via dal tuo cuore l'amore alle cose terrene, come potrà entrarvi l'amore di Dio? Se tu potessi veramente dire con il cuore quello che diceva San Filippo Neri, vedendo il Santissimo Sacramento: ecco l'amor mio, ecco l'amor mio, ebbene non ti annoieresti a rimanere ore e giornate intere dinanzi al Santissimo Sacramento. Le ore passate davanti a Gesù sacramentato sembrano momenti per un'anima innamorata di Dio.
San Francesco Saverio si affaticava tutto il giorno per le anime e durante la notte poi il suo riposo era rimanere davanti al Santissimo Sacramento. San Giovanni Francesco Regis, il grande missionario della Francia, dopo aver impiegato tutta la giornata a confessare e a predicare, andava in chiesa di notte. E se qualche volta la trovava chiusa, rimaneva comunque fuori dalla porta, al freddo e al vento, per esprimere così, almeno da lontano, la propria devozione all'amato suo Signore. San Luigi Gonzaga desiderava restare sempre dinanzi al Santissimo Sacramento, ma i superiori gli avevano ordinato di non intrattenersi. Se passava accanto all'altare, si sentiva attirato da Gesù a fermarsi, ma era costretto a staccarsene per fare l'obbedienza. Per tale ragione poi il santo giovane gli diceva con grande amore: «Allontanati da me, Signore, allontanati. Signore, non mi attirare, lasciami partire, così esige l'obbedienza. Ma se tu, fratello mio, non provi questo amore per Gesù, fai in modo di visitarlo ogni giorno. Egli certamente ti infiammerà il cuore». Ti senti freddo? Avvicinati al fuoco, diceva Santa Caterina da Siena. E te beato se Gesù ti fa la grazia di infiammarti del suo amore. Allora sicuramente non amerai altro che Gesù e disprezzerai tutte le cose della terra. San Francesco di Sales esclamava: «Quando la casa prende fuoco, si butta tutto dalla finestra». Gesù mio, fatevi conoscere e fatevi amare. Voi siete così amabile e non potete fare di più per farvi amare dagli uomini. Ma perché poi sono così pochi gli uomini che vi amano? Ahimè, anch'io, misero, sono stato fra questi ingrati. Sono stato molto grato verso le creature se mi hanno fatto qualche dono o favore. Solo con voi, che mi avete donato voi stesso, sono stato un ingrato sino a disgustarvi tante volte gravemente e ad ingiuriarvi con i miei peccati. Ma vedo che invece di abbandonarmi, voi continuate a cercarmi e a chiedere il mio amore. Sento che continuate a prescrivermi il precetto dell'amore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore. Libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetto 5. Dunque, dal momento che voi volete essere amato da me, anche se ingrato, sì, io voglio amarvi. Voi desiderate il mio amore e adesso, con il favore della vostra grazia, io non desidero altro che amarvi. Vi amo, mio amore, mio tutto. Aiutatemi ad amarvi per il sangue che avete sparso per me. Amato mio Redentore, io metto ogni mia speranza in questo sangue e nell'intercessione della vostra Santissima Madre. E voi volete che le sue preghiere aiutino la salvezza degli uomini. O Maria, Madre mia, pregate Gesù per me. Voi accendete del divino amore tutti i vostri innamorati. Accendete anche me, che tanto vi amo.